Il derby del Fadini esalta il momento di un Pineto essenziale e granitico. Lo 0-4 ai danni del Giulianova è la settima vittoria nelle ultime 8 partite, un rendimento da prima della classe nell'ultimo mese e mezzo per la squadra di Amaulo, che si abbatte come un ciclone su un Giulianova che pure era reduce da 3 vittorie di fila, ma ha pagato una giornata storta e le tante assenze. Senza Tozzi Borsoi e l'ex Fuschi e con Frulla svincolato, si è accasato al Trento, il tecnico del Giulianova Stallone recupera Torelli e De Fabritis solo per la panchina e inserisce Monaco al posto dello squalificato Antonelli, Fabrizi al fianco di Di Paolo in avanti. Sul fronte Pineto l'allenatore Daniele Amaulo gioca già dal primo minuto la carta Alessandro Fratangelo al debutto con la nuova maglia, l'ex teramano è preferito a Massa. La prima palla gol è per il Giulianova, una buona trama condotta da Mangia Casale per il cross di Del Grosso, ma il colpo di testa di Di Paolo finisce sopra la traversa. La risposta del Pineto è letale, al settimo Fratangelo si invola verso la porta, l'assistente alza la bandierina ma l'arbitro Villa di Rimini fa segno di giocare. La palla arriva da un giocatore giuliese e Fratangelo davanti a Sciba non perdona e così festeggia con un gol repentino la sua prima pinetese. Inutili le proteste della squadra di Stallone che nei primi minuti gioca senza il sostegno della curva. I tifosi entrano dopo il decimo minuto in segno di protesta e il Giulianova reagisce con un colpo di testa di Di Paolo e successivamente con un destro dai 18 metri di Lennart, ma Fargione in entrambi i casi risponde presente. Ma il Pineto tiene molto bene il campo, solida la squadra di Amaulo e pungente in avanti, come dimostra lo slalom di Amadio al 24esimo. Tomassini e Ciarcelluti non arrivano per il tap-in. Difficoltà nella manovra per un Giulianova che spaventa Fargione con la velenosa punizione di Del Grosso al 28esimo. Un minuto dopo il movimento di Fratangelo crea scompiglio nelle retrovie del Giulianova, ne approfitta Tomassini che incrocia, ma Sciba risponde a mano aperta. Prima dell'intervallo il Pineto colpisce ancora, Monaco liscia il colpo di testa e Ciarcelluti fa tutto bene, stop da manuale e conclusione sul primo palo a beffare Sciba che pensava ad un cross basso. Si va così all'intervallo con il doppio vantaggio pinetese. Dopo il riposo nel Giulianova c'è Palladini al posto di Monaco, ma il Pineto continua a controllare la partita. Il Giulianova latita e Fabrizi al quarto d'ora non sfrutta il corner di Forò. Pochi fronzoli per il Pineto che al 17esimo cala il tris con la doppietta di Marco Ciarcelluti, sinistro dai 20 metri. Potente e preciso, Sciba non ci arriva e gara in ghiaccio. Prima della mezz'ora il difensore pinetese della Quercia accusa un malore, si accascia e il gioco viene sospeso per oltre 3 minuti. Viene portato fuori in barella e successivamente in ospedale per accertamenti. Alla ripresa del gioco il Pineto trova anche il quarto gol al 34esimo con il neo entrato Massa per lo 0-4 finale che tiene il Pineto nel treno delle migliori. Per il Giulianova una giornata nera da cancellare a partire dalla trasferta di mercoledì con il Monte Giorgio. Era la partita e non è la partita, perché giocare al Fedini non è facile, è un campo forse uno dei più ostici in Serie D e quindi dovevamo interpretarla bene e c'era la battaglia nella partita e noi siamo stati bravi a fare la partita e fare battaglia nel senso calcistico e interpretarla bene, siamo stati compatti, solidi, quindi una prestazione perfetta, perché poi detto al di là del risultato abbiamo tenuto il campo rischiando pochissimo e dico avendo il predominio in tutti i settori del campo. Nelle ultime 8 partite un rendimento da prima della classe, verrebbe quasi da dire peccato per un inizio un po' titubante perché il rendimento ora è strabiliante. Sì, ma chi sta nel calcio tanto tempo, quando poi devi inserire giocatori nuovi, se qualche giocatore non sta in condizione, queste situazioni hanno bisogno di lavoro, di tempo per trovare l'equilibrio giusto e quindi ne abbiamo pagato anche il dazio nella prima parte del campionato, però tutti sapevamo che la squadra poteva esprimersi a certi livelli, nonostante abbiamo perso qualche giocatore importante come era Petalino, Fortunato, Sieno, e l'organico era un organico buono e per gli obiettivi di media alta classifica e l'obiettivo nostro tanto non è dall'inizio di cercare di ricentrare i playoff, ci proveremo con tutte le nostre forze e speriamo di finire bene questo girone d'andata e ripartire quando il campionato entra nel vivo con il piglio giusto come abbiamo fatto nella fase finale del girone dell'anno passato. Merito al Pineto di oggi che sicuramente oggi in campo contro il Giulianova di oggi era ancora più forte, quindi voglio dire ha vinto perché oggi in campo voglio dire ha dimostrato essere più forte del Giulianova di oggi. Con tutti i miei ragazzi al completo non credo che la partita sarebbe finita così. Però questo è solo un'analisi, se no
probabilmente non avremmo vinto neanche le partite precedenti, perché già un po', diciamo che oggi, ecco, questa squadra ha dimostrato che ha lavorato in emergenza per più di un mese, ha tirato, è andata avanti, però forse oggi ha dimostrato che il miracolo fatto nel mese precedente, perché voglio dire, fare tutti quei punti in una situazione così emergenza è difficile, oggi è venuto fuori. Peccato, perché non so se ho visto io un'altra partita, ma nel primo quarto d'ora avevo visto un Giulianova fresco, brillante, anzi forse più qualitativo di altre partite. È chiaro che perdere a Giulianova in casa una partita così, voi sapete quanto sono attaccati i nostri tifosi a noi e quanto siamo legati noi a questa maglia, e quindi c'è tanta rabbia e tanto dispiacere. Chiediamo scusa ai nostri tifosi, però voglio dire, forse in questo momento di più di questo gruppo non poteva fare. Presidente, per il mercato invece può aggiungere qualcosa? Farete dei movimenti? Ma per il mercato faremo dei movimenti, qualche giocatore già lo avevamo in pugno, abbiamo deciso con il mister di aspettare questa partita, insomma lui voleva vedere bene se cambiare modulo, se continuare con questo assetto tattico. Finita la partita, tra poco avrò un colloquio con lui, vedremo bene quello che lui ha intenzione di fare, poi la settimana prossima ci muoveremo. Reparto? Ma i reparti sono più di uno, penso che centrocampo e attacco siano i due reparti dove qualcosina ci serve.